got no friends hanging with you, and you ain't that high no more. Il progetto delle selezioni d'area sicuramente è molto importante e abbiamo molta fiducia in questa nuova modalità di lavoro. Diciamo che l'obiettivo principale è quello di ovviare a uno dei problemi che hanno i nostri ragazzi, cioè quello di giocare poche partite di livello superiore a loro. Quindi affrontare squadre di A2 sicuramente sarà utile per la loro crescita, sia tecnica che abilità e abitudine a giocare a un ritmo più veloce. La prima partita è stata fatta, il primo weekend è stato fatto in Sicilia la settimana scorsa, sabato prossimo e domenica prossima ci saranno altre 4 partite, 2 in Emilia Romagna a Capalgrande, dove si giocherà selezione del centro contro Modena e poi contro Faenza, mentre al sud si giocherà a Terranova, 2 partite della selezione del sud contro Terranova. La settimana successiva inizierà anche la selezione del nord, quindi entro la metà di ottobre abbiamo fatto tutte le squadre almeno una partita. Noi crediamo che questa sia una modalità importante, ci tengo a sottolineare che tutte le squadre giocheranno con gli stessi schemi e con gli stessi schemi anche della nazionale senior e junior, questo per ottenere, oltre al fatto di fare ragazzi più esperienza, anche una omogeneità nel tipo di gioco.